grande. Avete visto e sentito tutti, no, l'emozione di questa partecipazione, questa corrente forte che ci prende tutti e che si conclude come meglio non potrebbe, perché come vi dicevo si conclude con l'esperienza di Luigi Leonardi, una persona come noi, un giovane imprenditore, una persona di grande coraggio, che quel coraggio lo sta dimostrando sempre di più, perché ha incontrato tante difficoltà che adesso vi dirà e per le quali dobbiamo sostenerlo tutti. Luigi. Allora, grazie innanzitutto per avermi invitato. E testimone di giustizia. Testimone di giustizia, vabbè, è colui che ha denunciato un reato in quanto vittima di questo reato, a differenza del collaboratore di giustizia che ha fatto il delinquente tutta la vita e decide di pentirsi. Stranamente, una volta che è stato arrestato, decide di pentirsi. E lo Stato che cosa fa? Lo Stato ha una legge, che ha voluto fra le altre cose fa alcune all'epoca, che tutela i testimoni e i collaboratori allo stesso modo, li inseriscono tutti e due nella stessa legge. Io sono stato inserito in questa legge, sono stato inserito in questo programma di protezione dei testimoni, ma ho dato delle direttive prima di accettare. Sono stato inserito perché la mia storia imprenditoriale comincia nel 97. E ho sempre vissuto a Napoli Centro, ero di famiglia ricca, imprenditore per terza generazione, mi occupo di illuminazione ad alti livelli, non so se avete mai sentito Leo Lamp, quei negozi erano tutti miei. E inizio nel 97 la mia ascesa imprenditoriale, non vi voglio tediare troppo perché il discorso è molto lungo. Dal 97 al 2001-2002 riesco ad aprire 5 punti vendita e 2 aziende, 2 fabbriche dove producevo sia la parte meccanica sia la parte del vetro, facevo anche termocurvatura del vetro lastra. Arrivai a fatturare quasi 400.000 euro al mese, avevo 32 persone a lavorare. E io ho sentito parlare tutti, mi sono chiesto, venendo qui, dico, ma da dove comincio? E la cosa che dico, comincio dalla cosa che ho perso più di tutta. Io ho perso la quotidianità. E uno dà per scontato di scendere, di andare al lavoro, il problema, il problemino, la quotidianità. Io la quotidianità l'ho persa nel 2001, quando... E questo fa parte del quotidiano e questo mi dà anche l'esatta percezione di come si muove la delinquenza, la camorra sul territorio. Io avevo aperto un negozio a San Vitaliano, un negozio di 300 metri quadrati. C'ero io e altre due persone, era pomeriggio, quasi sotto Natale, c'erano 3 coppie di clienti all'interno, entrano queste 3 persone. 2 allontanano i clienti anche in malo modo e la terza viene da me e mi dice ti sei messo a posto con gli amici della zona. Non sono nato ieri, avevo capito subito cosa stesse succedendo e dicono guarda, gli amici della zona non ne tengo. E dice vabbè, allora facciamo una cosa, visto che sei nuovo, mo ti spiego come funziona, ci devi dare 500 euro al mese a sala cinesca e 1500 euro Natale, Pasqua e Ferragosto. Dico guarda, io penso che tu stai sbagliando, hai sbagliato posto, perché io l'unica cosa che posso fare, ti posso fare una prova e se vai bene ti prendo a lavorare, ma qua dentro tu non ci devi entrare. Dice vabbè, allora ci rivediamo. Dopo 2 giorni vennero 7 persone. Di queste 7 persone c'era un certo Pulchicello, che sarà poi il capo del clan russo di Nola, di San Vitaliano, e mi disse, ho saputo che tu fai lo spiritoso. Dico sì, faccio lo spiritoso. E dicevo, o ti metti a posto o scassiamo tutto coso. E gli diedi le chiavi in mano, mi disse, fai una cosa, quando hai finito chiamami, è ora di pranzo, vado a mangiare una pizza e torno. Non è stato un atto
di spavalderia il mio, e la gestione della paura è soggettiva, però ci credevo tanto in quello che dicevo, e il messaggio era: io non ti do niente, questo è il mio lavoro, questa è la mia vita, tu non hai diritto a entrare e a chiedere. Quella sera sono stato inseguito, sono stato sbattuto per l'aria, mi sono fatto un po' di giorni di ospedale, ho avuto un po' di operazioni che ancora oggi mi porto. Decido, io sono il primo figlio, sono il primo di tre figli, e cioè mia madre, mio padre si è allontanato un po' di tempo fa, quindi da primogenito avevo un po' la gestione anche della famiglia. Il giorno dopo l'incidente vengono all'altro negozio, perché avevo cinque negozi, come vi dicevo, più cinque negozi compreso Nola. Vengono al negozio, chi mi aveva sbattuto per l'aria, parlano con mia madre, dice: non vi permettete di andare a denunciare, sennò come si è fatto male lui, si fanno male anche gli altri figli vostri. E va da sé che dice: paghiamo e andiamocene. Faccio questo errore, pago, e gli do una cifra e decido di chiudere il negozio. Che cosa succede? Succede che nel giro di tre giorni sono venuti tutti i clan di tutti i negozi dove stavo, e quello che mi hanno detto era: chi di là non so meglio di lui, quindi come hai pagato là, mo comincia a pagare anche qua. Ve la faccio abbastanza breve perché veramente non la finiamo più. Ho dovuto poi chiudere tutti e cinque negozi, ho dovuto chiudere due società, 32, tutti quanti li ho dovuto licenziare. Ho pagato, per darvi un'idea delle cifre, ho pagato 6.000 euro a settimana di estorsione solo nel 2005-2006, 6.000 euro a settimana. Ho dilapidato un patrimonio di quasi 5 milioni di euro. E abitavo a Napoli, avevo casa a Piazza dei Martiri, la mia casa è stata venduta 1.300.000 all'asta, che fece un finanziamento, un mutuo in banca per pagare questi personaggi. E arriviamo al discorso denuncia. La denuncia è importantissima, per carità, ma è importantissima nella misura in cui le leggi sono fatte bene, è importantissima nella misura in cui la fanno tutti. Io le denunce le ho fatte, il processo di Nola ed è stata un'esperienza allucinante, l'ho fatto all'aula Bunker di Poggio Reale, la Ticino 1, i dottori sicuramente la conosceranno molto bene. Forse nemmeno posso più prendere. Esattamente, veramente non me lo ricordo perché ero abbastanza agitato. C'erano 64 imputati con me, perché poi non si è costituita la regione Campania, questa è stata una notizia che il giornale ha utilizzato, vabbè, ma figurate, c'era la Iervolino all'epoca. 174 imputati. Ognuno di loro aveva diritto a due avvocati, quindi vi lascio immaginare quanti avvocati c'erano in quella stanza, in quell'aula con le gabbie dietro. Cinque in differita e il pentito con il cappuccio in testa. Di quel processo i miei ne erano cinque e hanno avuto 19 anni a testa. No, vabbè, lasciamo perdere cosa secondo me dovevano avere, ma lasciamo perdere. Sono stati distribuiti 750 anni di galera. Che cosa è successo? È successo che io sono andato a confermare tutto da solo, infatti il giudice mi disse: ma che cavolo ci fai qua? E se mi avete mandato a chiamare sono venuto, ce l'ho raccomandata. Quindi, che cosa è successo? Sono andato a confermare affinché poi divenissero definitivi gli arresti. Una settimana dopo, nel frattempo mi ero rifatto un attimo la vita, avevo fatto altri tre negozi, uno ad Aversa e altri due più piccoli, uno a Giuliano e uno a Melito. Ho confermato. La settimana dopo, il 2 novembre 2009, mi hanno incendiato l'ultimo negozio. Ho dormito in macchina, non mi lascio più.
ma non è questa la cosa triste. La cosa triste è che io avevo una marea di amici, ho 12 zii dalla parte di mia madre e 12 zii dalla parte di mio padre, c'ho qualcosa come 50 cugini. Io non ho ricevuto una telefonata né da mia madre né dai miei fratelli, ma attenzione, non biasimo nessuno, perché purtroppo Rita ha detto una cosa purtroppo tristemente saggia: la delinquenza fa paura, la camorra ti risolve i problemi in 5 minuti, ma 5 non di più. E, esatto, c'è un fattore tempo, c'è un fattore diretto, il braccio. Che cosa è successo poi? Dopo l'incendio c'è una legge che dice, le famose leggi fatte a tutela dei testimoni, che dice che io ho il diritto al risarcimento danni, al mancato guadagno, a tutta una serie meravigliosa di cose. Purtroppo il territorio di competenza era Caserta, la famosa prefettura di Caserta. Quindi da Matricema, mi sono vicino a questo. Il comando di Zagaria, che aveva un ufficio nel sì, tribunale senza avere nessuno. Dicevo, poi vi faccio una confidenza: in questa stanza stasera c'è chi ha fatto arrestare Cosentino, in questa stanza. Quindi lasciamo perdere. A Cosentino gli hanno trovato le chiavi della reggia di Caserta. Quindi voglio dire. E, ho fatto la richiesta alla prefettura di Caserta, il danno è accertato con una perizia, anche perché le carte parlano, 480.000 euro più IVA. Il dottor Granata, io faccio anche nomi perché a me non me ne frega più di tanto, il dottor Granata della prefettura di Caserta, insieme al viceprefetto e dal prefetto che non mi ha mai voluto ricevere, non lo so perché, hanno ritenuto che, siccome io ero amministratore di fatto, perché avendo fatto tutte queste cose con la prima società, dico adesso mi fermo, cerco di non apparire, intesto tutto alla mia compagna. La prefettura di Caserta ha detto che per la legge italiana la figura dell'amministratore di fatto non è prevista. Quindi con due righe mi hanno detto: tu non hai diritto al risarcimento danni. Ho fatto la... Ed Elvio me ne è testimone. Io ho dovuto fare un esposto contro il dottor Granata, perché quando andai a chiedere i documenti per farmi le fotocopie per fare il ricorso, mi disse: ma non tengo tempo a perdere, torna in questi giorni, tengo pure la macchina fotocopiatrice scassata, sto facendo tengo che fa, il famoso tengo che fa alla Così parlo a Bella Vista. E disse: perfetto, perché innanzitutto voi non mi fate nessuna cortesia, questi sono i miei diritti. Quindi sono uscito, sono andato dai carabinieri, gli ho fatto un bel esposto. L'esposto è uscito sul giornale, stranamente il prefetto chiama, il giorno dopo i documenti sono pronti. Dico: che strano, hanno aggiustato anche la fotocopiatrice nel frattempo. Questo per dire cosa? Queste sono le dinamiche di quello che io ho vissuto, che io parlo come testimone, porto la mia testimonianza, ma non finisce qua. E torniamo sempre al discorso il quotidiano. Riesco a mettermi in gioco, un negozio a Melito ce l'avevo, nella rotonda di Melito, i rimedi cominciano da capo, imprenditorialmente parlando. Un giorno arriva questo tizio, cioè io stavo in banca, mi chiama la mia segretaria Angela, mi fa: devi correre subito, qua ci sono tre persone. Ci sono tre persone, devi correre qua, la chiamate una. Dico: vabbè Angela, fai una cosa, io sono in banca, appena finisco tornano a mezzogiorno e mezza, tornano queste tre persone, due su una moto e una sull'altra, controsenso, sulla strada americana, in controsenso, entrano tale Peppe, detto Peppo Chiaccio, che era praticamente il capopiazza delle case celesti di Secondigliano. Mi prende, dice: Luigi, sei tu? Andiamo nelle case celesti, mi mettono in uno sgabuzzino con questi due personaggi armati, mi caccia 30.000 euro di cambiali false, me le mette davanti, dice: queste sono le tue. Guarda, ti stai ripagando di cambiali nella mia vita, non ho mai fatto. Anzi, piccola parentesi, io non ho debiti. Chi mi ha fatto fallire è l'Equitalia, perché
e questo un po' parliamo anche di coscienza, i miei fornitori, visto che io ritardavo i pagamenti, perché 6.000 euro a settimana vanno distratti dagli utili, per prenderti tempo devi spostare i pagamenti. Alla fine è arrivato che per pagamenti spostati di 4-5 mesi i miei fornitori si sono andati a vendere il credito in mano ai delinquenti. Per questo poi è durata 2 anni la mia trafila, solo di grosse cifre di estorsione. Mi mette queste cambiali di avanti, dico guarda, non sono le mie queste cambiali, stai sbagliando. Lui prende la pistola, me la mette in fronte, dice queste cambiali sono le tue. Dico vabbè, sono le mie, che cosa vuoi da me? Dice mi devi pagare questi cambiali. Dico ma io soldi non ne ho, sto uscendo adesso da una situazione, tu sai benissimo, perché lo sanno, e mi dice allora fai una cosa, tieni 2 giorni di tempo per vedere questi soldi dove li devi prendere. Andai in banca, cercai i finanziamenti, cercai di tutto. Ero bruciato, praticamente parlando ero bruciato, con uno stato assente dove lì dovrebbe bilanciare quello che io non ho guadagnato, le mie perdite ci dovrebbe essere lo Stato. E non c'è stato. Ritorno dopo 3 giorni, entro e mi dà un pugno in bocca, e ci vado perché mi avevano chiamato, entro, mi dà un pugno in bocca perché dice mi hai fatto aspettare un giorno in più, che lui mi ha detto 2 giorni, quindi io ho sbagliato. Dico senti, tu puoi fare quello che vuoi, mi puoi anche lasciare qua a terra in questo momento, io soldi non ne ho. Anche altri 3 personaggi che stavano con lui mi fanno, no, Guido te ne una bella macchina, una bella motocicletta, comprata per finanziamento per lavorare, perché il mio lavoro era soprattutto, io ho sempre fatto grossi lavori, ho girato tantissimo studi di architettura, ho una specializzazione in light design, sarebbe l'architetto delle luci, sarebbe. Il giorno dopo, la mattina, si viene a prendere la macchina e la motocicletta. E se le sono anche intestate, così spudoratamente. Questo è stato il motivo, la goccia, che mi ha fatto dire basta. Seconda tranche di processo, che il 23 dicembre ci sarà un'altra udienza, il dottor De Falco, forse lo conoscete, il collegio C, che vede imputato me contro 10 persone. Ne erano 36, poi Santa Faida ha fatto in modo che si dimezzasse qualche cosa. Sono accusati tutti quanti di associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona e altre cose a vario titolo. I clan sono 4, sono il Mallardo di Giuliano, perché da me veniva il ragioniere di Papele di Marano, legato a... i scissionisti di Amato Pagano, i Vanilla Grassi e i scissionisti di Melito venivano da me. 10 persone che ho denunciato. Non vi sto qua a raccontare che cosa è successo, cosa mi è successo, e sono purtroppo esperienze nel quotidiano che solo chi ci passa può capire di cosa sto parlando. E secondo me quando si fanno le leggi bisognerebbe farle fare a chi c'è passato, no? a chi guadagna 14.000 euro al mese senza sapere. Quindi adesso a che cosa sto? Cioè a che cosa siamo arrivati? Le persone che mi hanno sequestrato sono 3 fratelli, stanno a piede libero. Sono a piede libero perché il precedente magistrato, Cannavale, che adesso pare che non stia più neanche la DDA, diciamo che non ha avuto il tempo di fare gli arresti. E consentitemi una critica, e non è a voi, neanche alla categoria che stimo tantissimo, però le categorie sono fatte da uomini, voi avete detto delle cose meravigliose che sottoscrivo pienamente.
non aveva il tempo di fare gli arresti, ma aveva il tempo di fare il libro, e l'ultimo capitolo parlava proprio degli scissionisti. Strano, ma va bene così anche questa. Quindi io adesso mi ritrovo con queste tre persone che stanno a piede libero, e una di queste, guardate quanto è fine questa cosa, è venuta alla penultima udienza e si è seduta proprio a fianco a me. Questo qualcuno lo chiamerebbe atto intimidatorio, se non fosse che 6 mesi prima ha minacciato mio fratello a mano armata. Mio fratello vive a Berlino, ebbe la sfortuna di incontrarlo per strada e non si è potuto procedere all'ulteriore arresto, la denuncia l'ho dovuta fare io, perché non è stato potuto sentire mio fratello a Berlino, quindi si è taciuto un po' tutto. È stato stabilito che io corro un serio ed imminente pericolo di vita, Elvio, correggimi se sbaglio. Sono stato inserito nel programma di protezione dei testimoni. I carabinieri di Castello di Cisterna, con i quali, diciamo, ho collaborato, ma io sono un cittadino come voi, quindi non mi pregio di essere né un eroe né un supereroe, perché per me loro sono dei supereroi. Io sono un cittadino, i carabinieri di Castello di Cisterna mi hanno detto che se per entrare al programma di protezione dei testimoni devo sparire, devo andare in un posto diverso da dove vivo per un mese. Poi nel secondo mese mi daranno la destinazione definitiva. A detta loro mi daranno uno stipendio che è pari al mio tenore di vita attuale. Mi daranno una casa, mi pagheranno le spese. Però devo chiudere con la mia vita. Se dovessi incontrare per esempio mia madre, lo devo fare in una provincia diversa dalla provincia in cui risiedo. Quindi nel mio quotidiano io ho perso il Natale, ho perso le amicizie, ho perso, ma dalla più piccola cosa, una passeggiata, ho perso anche Facebook, mettiamola così. E questa è la teoria. Ho tantissimi amici testimoni di giustizia, ma non è nulla di quello che si dice, come se poi me ne fregasse di conservare lo stesso tenore di vita che ho adesso. Io sono un imprenditore, mi sto mettendo in gioco anche adesso, nonostante tutto. Non è una questione di soldi, bene, i soldi non mi interessano. Eccola, quella è la dignità, la mia dignità non ha un prezzo. Ho delle consapevolezze che tutto quello che ho passato nessuno me lo ridarà. Sono 14 anni che faccio questa storia, anzi 15, perdono, che faccio questa storia. Mi sono fatto 20 denunce, ho fatto 300 riconoscimenti fotografici, 20 denunce. Io mi sono sentito dire dalla polizia, ci siamo rotti il cazzo, perdonatemi, di scrivere. Ma lo rifarei. Perché quella è l'unica strada che io conosco, e purtroppo manca l'onorabilità dello Stato nei confronti. No signora, non manca questo, che lo Stato lo sceglie, lo Stato no, no, assolutamente no, non sono d'accordo, mi permetta, lo Stato lo scegliamo noi, siamo noi cittadini, lo Stato, noi siamo noi lo Stato sovrano. Il problema è che noi diamo per scontato di poter cambiare, come diceva il dottore, le regole, di poter cambiare la cultura, di poter cambiare la società civile. Il parcheggio abusivo tecnicamente è un'estorsione, però voi per stare tranquilli, ma poi c'è il dunque, i CD falsi, tecnicamente quella è la provenienza, si capisce dove. Il problema è quando io non ce l'ho con lo Stato, ce l'ho con lo Stato nella misura in cui devo fare le battaglie con lo Stato, battaglie che non mi aspetto. Io, il delinquente è più coerente dello Stato, perché quello ha scelto di fare il delinquente. Lo Stato no. Il delinquente, lo Stato, il delinquente lo sa fare. Lo sa fare talmente bene che la mafia SPA è la prima azienda in Italia. Ciao!
Ma sicuramente per avere soldi, ma gli dobbiamo innanzitutto togliere il potere di poter legiferare. Allora, dottore, io mi sono rivolto fra le mie varie vicende alla commissione anticamorra della regione Campania e ho scoperto che su 19 persone 8 sono state indagate, processate per reati di mafia. Io devo andare a parlare con un Luciano Passariello che ha comprato per i casalesi un terreno in Sardegna. Come te ha detto, ma anche il caffè vi dovete andare a prendere, la destilla deve essere netta. Che se non si vogliono fare cagnare? Loro vogliono stare là. Attenzione, posso? Il cambiamento è semplicissimo, basta una X al posto giusto, c'è internet, vi dovete informare, io non posso pretendere che un figlio di Cesaro, non lo so, per carità, possa salire. Chi l'ha eletto? No, 28.000 voti ha preso il figlio di Cesaro. Antonio, tu che sei un medico, ma se la sanità non funziona, la povera gente deve andare là per fare una cosa, è normale che non ce l'assicurate. Ecco. Scusatemi, ecco. Dove va il processo? Dove va la persona che c'ha un cancro al colon? Dove va? Ti danno appuntamento nel mese di aprile. Bravo. È normale che questi qua in questo modo qua si fanno. Dottore, scusatemi, noi. Noi da là ci dobbiamo venire. Esatto, è l'unico presidio, però non tutti sanno, ad esempio. Io ci ho lavorato con Cesaro, gli ho fatto delle forniture, ma io quello che ho visto da solo non lo racconto a nessuno. Là si muovono soldi, si pesano i soldi da solo. E questi personaggi, muovendo tra lavoro, muovono persone che disperate, e quel famoso ragazzo che magari gira, se si rivolge a uno di voi, di quello di lavoro glielo trova, tanto è un voto in più. E dà l'idea di essere più forte dello Stato, che lo Stato non ti fa mangiare, io ti faccio mangiare. È questo che va sradicato. Ecco. Chiudo perché altrimenti non la finisco più. La prossima udienza c'è il 23 dicembre. Ecco, faremo sicuramente, secondo me, stranamente poi fra rimandi e mal di pancia di avvocati si sono presi 2 anni di rinvii e io sto ancora là ad aspettare. Vi faccio la foto della mia situazione adesso. Io continuo a campo tranquillo, ho messo in conto che mi possa succedere qualche cosa, ma non perdo né la mia libertà né la mia dignità. Vado avanti, sto avendo grandi successi lavorativi perché ci so fare, ci ho sempre saputo fare. È stata fatta la richiesta alla commissione lì a Roma che stabilisce l'accettare o meno la mia entrata al programma. Si sono premuniti di rispondere all'associazione Caponnetto dicendogli fatti i cazzi tuoi, perché tu associazione non mi puoi venire a dire a me a Roma che Luigi Leonardi corre pericoli, lo deve fare il PM. Però il caso ha voluto che il PM l'avesse già fatta questa risposta, quindi loro si sono premuniti di rispondere ad Elvio, non al PM. Io sono da un mese e mezzo in attesa di capire se mi metteranno la scorta o se rinuncerò al programma di protezione dei testimoni, perché io ho deciso che se mi proteggono in loco, benissimo, con tutto quello che poi comporterà, perché non posso andare a fare un cantiere con la scorta appresso. Quindi chi lo capirà bene, chi non lo capirà, poi vedremo strada facendo. La prefettura non risponde, esiste l'articolo 17 che potrebbe, il prefetto di Caserta potrebbe mettere in campo una tutela nei miei confronti subito, ma il prefetto non risponde, così come non risponde a tante altre notizie che gli abbiamo chiesto, anche di revisione della mia pratica di incendio, perché già quella basterebbe a darmi una spinta in più per recuperare perlomeno 10 anni di vita persi dietro a queste cose. La mia famiglia, ho 2 fratelli a Berlino, mio padre è andato via già da anni, mia madre vive nel rione Monterosa, dove
sì, secondo Ian, dove al palazzo a fianco io ho denunciato uno del clan dei scissionisti. Il piano di protezione è stato previsto per tutta la mia famiglia, ma mia madre dice no, io non ci sto. Dice al massimo gli mettiamo una radio. Però voi immaginate che questo ti viene ad ammazzare, aspetta un attimo, devo fare una chiamata radio. Matti. Quindi come potete notare è tutto paradossale, e chiudo. È paradossale, ma per me è più paradossale il fatto che i cittadini come voi lascino 86 testimoni di giustizia a combattere una guerra che è anche vostra. Per me questa è la cosa paradossale. Alla fine è una questione di coscienza. Non potete permettervi il lusso di girare la testa, non potete farlo, lo dovete a voi, ai vostri figli e a chi sta combattendo le battaglie al posto vostro. Quindi quello che vi chiedo è di credere nelle battaglie, anche se di pochi, ma di credere nelle battaglie, che noi non siamo, noi testimoni di giustizia, non siamo eroi, siamo cittadini uguali a voi, e quello che è successo a me può succedere ad ognuno di voi. Questo è quello che vi chiedo, di non fare più finta che sia una guerra soltanto nostra. Grazie. Che vi avevo detto, certo che le do la parola al dottor Falcone, è importante dopo il racconto di Luigi ascoltare prima di tutto voi, perché sono parole che resteranno e sono fatti, sono cose che noi della Caponnetto conosciamo, e voglio dirvi anche, per il momento Luigi appunto non ha accettato il programma, la pagina Facebook ce l'ha, cerchiamo di non farlo sentire solo perché possiamo testimoniare in mille modi la nostra amicizia e il nostro sostegno intanto su Facebook, che non è poco, è comunque qualcosa di importante. Dottor Falcone, la prego. Ringrazio. Comprenderete l'imbarazzo che ho avuto, che ho nel il racconto del signor Leonardo Luigi, vicenda che in parte conoscevo, non nel dettaglio, continuo a non conoscere nel dettaglio, e al di là delle considerazioni personali, umane, che rimangono tali, che sono assolutamente legittime perché provengono da chi materialmente ha sofferto fisica, morale, psicologica, mi rendo conto di quanto sia stato difficile vivere questa situazione, vedere anche i propri familiari, le persone più vicine, i cugini che si sono allontanati, che l'hanno nulla fa paura. Ma ripeto, io vi imbarazzo anche nel dover in qualche modo dare voce a situazioni che non conosco personali, particolari, in relazione al coinvolgimento di colleghi che scrivono i libri. Io non ho mai scritto libro e i libri penso che mai lo scriverò, penso che neanche il collega Valentini, ma potrei dire, visto che conosco il collega Carnevale, non è una difesa d'ufficio, ci saranno tante altre persone che casomai sono grate per la tempestività e per l'impegno profuso di tanti anni di lavoro del collega Ragnano. Quindi sono storie particolari rispetto alle quali, soggettive rispetto alle quali comprendo diciamo lo sfogo e le sue parole, però deve comprendere anche da parte mia l'impossibilità di poter dare delle risposte concrete rispetto alle problematiche che sicuramente sono state e lei continua ad avere, come ad esempio quella di vedere la propria madre che non accetta il programma di protezione, che decide di continuare a vivere a Scampia. Io ripeto, ho fatto questi 12 anni di DDA, un periodo particolare della criminalità casertana, di Seto, di Zagaria e di quant'altro, peraltro in questa zona regnava con una forte presenza anche il clan Belforte di Marcianisani, che avevano una forte alleanza
una famiglia natale che è proprio l'origine del Parco Verde, quindi storicamente le vicende le conosco abbastanza bene. Però rimane il dato ultimo, voglio dire, il messaggio che lei ha, che tu hai dato a noi tutti, nel senso che nonostante tutto non bisogna abbassare lo sguardo, non bisogna guardare indietro, non bisogna pensare che questo è un problema non mio, ma potrebbe capitare a te, quindi questo messaggio è positivo. Nel contempo comprendere insomma tutto il sistema, voglio dire, avete fatto riferimento a Cosentino, a Zaccaria, il sistema, che è una parola abbastanza abusata, è un sistema che prevede tre componenti, no? Diciamo che il cuore del sistema è rappresentato dal flusso monetario, dai finanziamenti pubblici, dai soldi che arrivano. Questi soldi venivano divisi tendenzialmente in tre categorie. C'era l'imprenditore che vinceva l'appalto e che lo vinceva grazie all'amicizia con il politico che diventava politico perché si alleava con la camorra per essere eletto, e quindi sui voti. Lo sviluppo della criminalità, soprattutto in Campania e soprattutto nella provincia nostra, è stato quello di aver in qualche modo la camorra, aver compreso, no? L'affare per esempio dei rifiuti era gestito dal nord, individuavano il territorio qua e loro facevano, i camorristi facevano, imponevano la tangente agli imprenditori veneziani che venivano a portare la monnezza qua sui nostri territori. Quando hanno compreso che il loro guadagno era una piccolissima parte rispetto al flusso, hanno deciso di diventare loro stessi degli imprenditori del settore, e l'ulteriore passaggio è che hanno deciso di diventare politici. Quindi queste tre componenti si sono raggruppate in un unico contesto, quel contesto appunto criminale organizzato, per cui poi i guadagni che si sono stati non si divideva più in prima, li percepivano uno. È questo che dobbiamo evitare. Quando io ho detto che ognuno di noi deve fare la sua parte, intendo tutti, compresi i magistrati, che probabilmente devono avere, rispetto a dei fenomeni, un atteggiamento diverso, meno disamorato. Noi dobbiamo entrare nel contatto con le persone, dobbiamo capire quali sono le sofferenze, quali sono le situazioni che vengono a crearsi e quali sono anche le degenerazioni dei nostri comportamenti rispetto a quello che ci si chiede. Non ci dobbiamo abituare alla criminalità, all'illegalità, non dobbiamo neanche apparire, non solo non dobbiamo esserlo, ma non dobbiamo neanche apparire, noi dobbiamo essere un modello, è il nostro ruolo. Io spesso dico una cosa, l'ho detto ai miei figli, lo dico anche a quando mi capita raramente di partecipare ai convegni, che penso che il magistrato sia l'unica categoria che possa dire ad alta voce, alzandosi, il nome del popolo italiano. Quindi quando noi diciamo il nome del popolo italiano, noi diciamo una cosa che è di un'importanza fondamentale e non ce lo dobbiamo dimenticare, fate bene a ricordarcelo, ma dovete comprendere anche tutte le difficoltà. Io ho apprezzato molto l'intervento del dottore quando diceva togliamo i soldi, è vero, ma noi siamo vincolati alle leggi, noi siamo vincolati alla burocrazia, la burocrazia uccide anche noi. Il rapportarci, io ripeto, ho trattato probabilmente silente, ma moltissimi collaboratori, anche testimoni di giustizia, e so che cosa significa relazionarsi con le prefetture, so che cosa significa relazionarsi con le commissioni, so i problemi dei familiari, dei testimoni, dei collaboratori, so le situazioni che si vengono a creare perché tu comunque ti isoli rispetto a un contesto ambientale che è un contesto che non ti comprende, non ti capisce, quindi lo sforzo è ancora maggiore rispetto a chi vuole isolarsi rispetto al contesto e a avere un atteggiamento, diciamo, di rifiuto rispetto a quello. Quindi quello che colgo, oltre alla situazione, è un dato comunque positivo. La circostanza che tu hai detto, io comunque lo riferrei, è un messaggio estremamente importante. Posso, per favore, aggiungere un'altra? Anche io sono profondamente colpito dalle parole di Luigi, anche io di Dottor Tu. E soprattutto lui ha parlato di solitudine,
gli eroi sono quelli che restano soli. Se i testimoni di giustizia non fossero 86 ma fossero 8600, non ce ne sarebbe neanche uno, perché noi ed è, sono dati processualmente accertati, le organizzazioni camorristiche si passano la lista delle estorsioni perché sanno perfettamente che ci sono imprenditori e commercianti che pagano, imprenditori e commercianti che denunciano, e loro si passano la lista perché da chi denuncia non va. Se le persone offese dei processi di Luigi non fossero state una ma fossero state 800, probabilmente lui non sarebbe sotto protezione, farebbe la sua vita normale che faceva un tempo. E devo dire un'altra cosa, esponendo il petto alla verba dialettica di padre Cedro. Non è la risposta alla domanda perché non si denuncia il fatto che non ci sia lavoro, può essere la risposta alla domanda perché si delinque. Ma sul perché non si denunci, mi dispiace, io non accetto la risposta perché non c'è lavoro. Apprezzo tantissimo l'istanza di legalità che proviene da loro, proviene dalla signora, e condivido il discorso che va distinta l'istanza di legalità dalla protesta. Io, la protesta è il gesto estremo di chi non ottiene risposta, ma come tutti i gesti estremi, purtroppo come cittadino mi fa schifo che le vada sotto processo. Come operatore di un sistema del quale sono parte e che... Ma tutto... la protesta di perché si stanno violando dei diritti, cioè non è una protesta. Purtroppo un ordinamento che io mi rendo conto che sembra peccare di coerenza e sembra essere anche un ordinamento vigliacco. Ma noi, nel nostro ordinamento, non ci si fa giustizia da soli. Se c'è un'ingiustizia, non si interviene personalmente, si investono le autorità. Comprendo che l'assenza delle autorità genera esasperazione e non voglio salire su un podio e dire voi non dovete farvi esasperare. Io la comprendo la sua esasperazione, la condivido da cittadino, sarei stato al suo fianco probabilmente. Però purtroppo i gesti estremi hanno delle conseguenze, è inevitabile. Orbene, faccia di me quello che vuole. Grazie.